Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Sentro 4, a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con la nostra liberazione di Matt Miller. Ora dovremmo però andare a salvarlo. Quindi il prossimo obiettivo è recuperare Matt Miller. Parla con Kinsey. Kinsey! Eccomi qua. You're really making a big deal out of nothing. This is a great opportunity for him to build character. Kinsey, this is not the time for a teachable moment. If we don't help Matt, he morirà. Will die. Fine, take this. Che diavolo è sto coso? Oh mio Dio, è un Gundam! Anzi, aspetta, ma questo è un Gundam! You're beautiful. Thanks. I was talking to the robot. No, è lei, uno schianto. A me piace un casino lei. Porca miseria, se Kinsey mi piace un sacco a me. A me Kinsey piace un sacco, Dio mio. Mi ispira un sacco. This thing takes some getting used to, huh? Allora, attacchi, spallata. E spariamo ancora niente, vero? Non abbiamo ancora nulla. Quindi tutto ciò che possiamo fare per ora è rompere le casse a mano. Vabbè dai, facciamo a botte che funziona uguale. Come faccio a passare? Sono troppo grande. Oh my god, this is a real world. I can't just waggle my fingers and come faccio a passare? Ah, di qua. Ok. Un po' più in alto. Ecco, fatto, scendi, ricarichiamo. E risaliamo di sopra. Ecco fatto. I found a bigger door, now what? Brute force works. Ovviamente. Pa-ba-ra-pa. Come on, you idiot bastards! You take care of my friend, and I'll make sure they don't know what the other one. Pa-b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 a. Ricarichiamo un attimo. Voglio cadergli proprio in testa. Aspetta, dai che voglio cadergli addosso. Ah, peccato. Vieni qui. Preso. Dio mio. Preso l'abbiamo preso. Morto purtroppo. Non siamo riusciti a ucciderlo come volevo. Vieni qui. Uccisione multipla. Giusto per sicurezza, ecco fatto. Venite qui che ora vi devasto a tutti. Ecco fatto. Le uccisioni multiple, secondo me, sono i modi più difficili da ottenere, purtroppo. Soprattutto con sti robottini qua. Vieni qua. L'abbiamo preso. Allora, aspetta. Vieni qui. Che sto consumando un sacco di energia. Prendiamo le batterie. Ecco fatto. Matt, dove sei? Eccolo lì. Aspetta che ora arrivo. Ecco. Ora ci ha risposto, l'altra volta io non mi ricordavo se lui avesse preso solo umani oppure no. Però, a rigor di logica dovremmo vederli, ma non li mostrano, quindi io deduco che... Io deduco che non sappiamo se effettivamente... Guarda il teschio che si ride. Io deduco che non ci sia una prova effettiva... Che nelle simulazioni noi incontriamo alieni. Ehi, ciao. Aspetta. Uccisione multipla. Ora ti ammazzo anche a te. Ecco fatto. Dove sei? E uccisione multipla.
Le uccisioni multiple non sono mai facili da ottenere, in questi modi però sì. Ecco, fatto, ti ringrazio. Ciao, Matt. Vieni con me, dai. Vieni con me se vuoi vivere. But I didn't realize they had robots. I knew it was a robot. Kitty's been on my case about it being power armor. So, not a robot. Matt, riusciresti ad attivarmi i mitra, per favore? Sarebbe molto più semplice. Typical. Ok, vai. Cerca le parti così attiviamo sto robottone. Ti devo proteggere io? Arrivano nemici? Ovviamente. Vieni qui. That's right, line up for a whooping. Venite qui che vi ammazzo tutti. Aspetta, aspetta che ora arrivo. Ecco fatto. Missione primaria. Dobbiamo proteggere Matt Miller. Oh, calmo che questi cercano di fare i furbi. Cerchi di fare il furbo con me. Vai a fare il giro per evitarmi, E c'ha ragione. Preso. Beccati questo. Le batterie qua dietro io non le prenderei fino a che non è necessario. Direi che Matt ha finito il suo lavoro, quindi... Beccati questo! Anche tu! Vieni qua! Peccato che non fa tipo poltiglia quando lo schiacciamo sotto i piedi. Sarebbe stato un dettaglio molto bello. E beccati questo! Vengo qui, aspetta. This will be much different than any other weapon you're used to. I think I know how to use a gun, Max. More than just a gun. Finalmente possiamo sparare? Oh, finalmente! Spara coi cannoni, lancia i razzi. Mamma mia! Colpi infiniti che fanno un sacco di male. Complimenti, Matt, bel colpo. Liberiamo l'area. Do you even try? Siamo molto sani di mente noi, E siamo i presidenti degli Stati Uniti. Anzi, i presidenti. Il presidente. Direi che la nostra sanità mentale sarebbe da tenere sotto controllo. Che dite? Ce n'è ancora uno? Adoro i robot con le pistole. Con le armi, più che altro. Ecco fatto, prendiamoci le batterie. Tranquilla, adesso arrivo. Ah, oh, peccato, volevo romperlo. Oh, ma guarda un po', altri nemici in vista. Faccio saltare in aria tutti. Nessuno di voi sopravviverà! Soprattutto sti stupidi robokiller. I robokiller sono veramente fin troppo resistenti. Veramente troppo. Prendiamoci una batteria giusto per sicurezza. Ecco fatto, ma anche due. Stay close to me, Matt. Ecco fatto. Matt, tu nasconditi, ci penso io. Ci penso io a sti stronzi. Madonna mia, dove sei?
notice who I was. Quindi? Morti? Ecco fatto. Aspetta che prendo una batteria per sicurezza. Ecco fatto. Morto? Ora sì. Gun's jammed or something. I did what I could. I can't really fix it right now. Oh, e dai. Of course you can't. That'd be too easy. Ecco fatto. Aspetta che prendo una batteria. Alright, here, let's move. Venite qui. Maledetti. Forza, Matt, vieni. Vieni con me se vuoi vivere. Kinsey, tienila ferma. Ottimo. Mi ricorda molto Star Wars questa parte. Ecco fatto. You know, man, it helps when you actually hit the ships. Please, if your aim was any worse, you'd be shooting yourself. Nah, tranquillo, siamo tutti amici qui, Matt. A parte Kinsey, Kinsey molto probabilmente ti odia. Hey, man. Ecco fatto. Keith David. That is Mr. Keith David to you. Il signor Keith David. Ma mi chiedo se sia... Cioè, io non me lo ricordavo sta cosa di Keith e che Matt era attratto da lui. Ma mi chiedo se sia una cosa effettiva oppure è solo per dire. Ma quello c'ha uno scudo? Non capisco. Non riesco a capire se c'ha uno scudo. Penso di sì, però, a sto punto. Vabbè, non posso sparargli, quindi. Ma quindi? Vabbè. Where did that thing go? I'm not sure. Altri nemici che stanno arrivando? Ecco qui. Look at us, killing everything in sight. This for being a sociopath feels like. To the club. È quello che provano i psicopatici? Sincero, non lo so, Matt. Io non sono psicopatico, sono solo molto socialmente distaccato dalla realtà. Quindi, qualche altro cattivone che arriva? Sicuramente arriverà dall'alto. Va bene, tranquilla. Difendo io. What's he doing, Kinsey? Bella domanda. Meno male che si era fermato nel punto sbagliato. Meno male. Ehi, hey, Matt, benvenuto. Why would Zinyak want to build one of those? We're in deep space. Another prison. Whose idea of hell is being trapped on an aeroplane? Lo so io chi. Me, Shondi, and... Johnny's alive. Johnny's alive. Boss. Johnny's dead. Who else would be stuck in a plane? Shondi? It was a life-defining moment for her. It's the only thing that makes sense. No, 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 ti dico che è Johnny. She's wrong. Find out where this is. We're getting my best friend back. Eh certo, come no. Matt è tornato. Completata. Quanto? $3,300. Le missioni ci stanno dando poche monetine, eh? Poche, poche, poche. Ne vorrei un po' di più. Ne prendi poco, 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 eh. Missione di lealtà. Quando salvi qualcuno della simulazione, nell'elenco degli incarichi vengono sbloccate nuove missioni di lealtà. Completale per fornire alla persona salvata dei superpoteri all'interno della simulazione. Eh sì. Eh sì, quelle missioni lì le faremo tranquillamente. Non dovevo vederlo nudo. Non mi ricordavo effettivamente a che punto era arrivato del gioco, però eccoci qui. Per fortuna i trofei li prendiamo, dai, sono contento. Missione di lealtà, Nightfall.
unisciti all'avventura di Matt. E la sua missione secondaria ci sblocca il segugio di collezionabili, che è un'abilità molto importante. Ehi Matt, ti ho salvato, perché stai lì a cazzeggiare con una quasi Switch che già al tempo ci avevi in mano? No, penso sia più una PS Vita quasi. If it's not too much trouble, I need to better familiarize myself with how the simulation works. I figure if I watch the changes to the code take place, certo, when you do a few different tasks for me, I should get a stronger grasp on the workings. Va bene, program. Si può Fine, fare. But I better get something out of this. Bravo. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.